È un kit ELISA, il termine tecnico, quindi chiaramente deve essere effettuato da personale laboratoriale, ecco. Non è un test in autoanalisi, quindi si differisce da quelli che sono i kit rapidi, per intenderci i kit su cassetta, dei quali tanto si è parlato e continua anche a parlarsi. È un approccio quindi completamente diverso. Quindi fisicamente il kit è composto da una piastra ELISA e viene chiaramente effettuato soltanto da personale laboratoriale, ecco. Quindi il paziente che vuole usufruire di questo test deve venire presso il nostro centro, fare un classico prelievo venoso per poter quindi poi procedere a quella che sarà la determinazione dell'emoglobulina G. Dopo il periodo del Covid, in cui noi abbiamo fatto tutta un'azione sul territorio per garantire un'assistenza di qualità, naturalmente per non sprecare tutto quello che noi avevamo fatto, questo protocollo serve a mettere insieme le istituzioni, in questo caso l'università con la ricerca, e noi abbiamo messo a disposizione i risultati sierologici dei positivi. Fa fare analisi di ricerca che sicuramente sfoceranno in un'attività anche poi successiva che la comunità scientifica se ne potrà giovare anche i cittadini.